Nel comune di Palma di Montechiaro, cittadini protagonisti della vita sociale ed economica della città, con il coinvolgimento al processo di preparazione del bilancio di previsione dell'anno 2015. Il sindaco Pasquale Amato ha pensato bene di coinvolgere i cittadini, organismi associativi e di categoria al processo di preparazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 come forma di partecipazione diretta che consentirà di proporre idee e progetti. È una voce prevista dalla legge 5 del 2014 che prevede il trasferimento dei fondi provenienti dall'IRPEF da parte della regione e comuni la possibilità che i cittadini, su un ammontare del 0,2% dei trasferimenti, di poter decidere una destinazione, che sia diciamo una destinazione di carattere popolare, ecco, voluta dalla città. E quindi noi non abbiamo fatto altro che mettere in esecuzione il disposto normativo e quindi abbiamo fatto questo avviso pubblico. Ora i cittadini, se segnaleranno che vogliono, non so, una villa attrezzata, un parco giochi, un qualche cosa di interesse piuttosto collettivo, perché in queste cose possono scegliere anche addirittura di fare un'urbanizzazione specifica. Chiaramente noi privilegeremo nella scelta delle segnalazioni, privilegeremo le segnalazioni che siano di interesse più ampio possibile, più condiviso possibile. Ecco. Ma l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro ha pensato di rendere partecipi i cittadini anche attraverso il baratto amministrativo. Domani sera il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il regolamento per il baratto amministrativo, un modo per agevolare il peso fiscale dei cittadini rendendoli partecipi alla vita dell'attività del Comune. Il bilancio nostro si sta distinguendo anche per un'altra attività. Noi domani sera in Consiglio Comunale discuteremo sul regolamento del baratto amministrativo. È un altro modo di rendere partecipi ai cittadini e rendere possibile l'amministrazione del bilancio, perché in pratica stiamo andando a prevedere, oltre a questa partecipazione a cui lei accennava, anche la possibilità di cittadini che per esempio non possono sostenere la possibilità di pagare non lo so, una tassa dovuta a un servizio di cui hanno fruito, per esempio pagare l'acqua, oppure pagare la Tari, per esempio. Allora, in quel caso, soprattutto per chi è a basso reddito, se ha la possibilità di realizzare un numero di ore lavorative, noi abbiamo previsto per 8 ore lavorative 60 euro di compenso, e realizzare dei lavori per il comune, che il comune farà secondo determinata gamma di progetti, e in questa maniera si andrà incontro ai ceti più deboli di evitare di cadere nella criminalizzazione e nell'evasione.